e proprio con l'onorevole Enzo. Regole. Buonasera. Dunque, buonasera, buonasera a voi. Buonasera onorevole. Buonasera. Dunque, il tema evidentemente sono le dichiarazioni del neo ministro Galan, che lei definisce addirittura nemico in questo caso. Eh beh, mi pare chiaro, cioè un neo ministro appena nominato, la prima cosa che fa è attacca un festival come la festa del cinema di Roma, che comunque è diventato nel corso degli anni un momento e un appuntamento importante. Tra l'altro voglio anche ricordare che Galan, da presidente della regione allora Veneto, si oppose strenuamente alla festa del cinema di Roma. E quindi mi pare che, pur cambiando ruolo istituzionale, insomma, il personaggio non sia cambiato molto. Ecco, a beneficio, diciamo, di chi ci ascolta, no? Vogliamo provare a spiegare quanto impatto ha, se ce l'ha, la festa del cinema di Roma dal punto di vista dei contributi pubblici, perché sembrerebbe da queste dichiarazioni che diciamo, i contributi di Venezia siano messi a rischio dalla festa del cinema di Roma, invece le cose stanno in maniera un po' diversa, no? Beh, Venezia, anche per ammissione dello stesso ministro, neo ministro Galan, vive grazie a contributi pubblici sostanzialmente, mentre a Roma si tratta di una fondazione dove certo c'è un contributo degli enti locali, e però c'è il coinvolgimento anche di realtà private, che quindi fanno sì che per esempio il Festival del Cinema di Roma sia un'importante vetrina per le produzioni e sia un festival che sostanzialmente si chiude in attivo. Ecco, onorevole, sono arrivate anche le dichiarazioni in scia di risposta, soprattutto del neo ministro, a questo attacco relativo, a questa risposta, più che a questo attacco relativo al suo essere stato governatore del Veneto, e ha detto che in qualche modo è rimasto coerente con quello che dichiarava quando era ministro, quando era a capo dello stesso Veneto. Sì, la cosa è abbastanza singolare, perché uno dovrebbe anche capire che se fa il presidente di una regione non è la stessa cosa che se fa il ministro della Repubblica. Il ministro della Repubblica teoricamente dovrebbe in qualche modo tutelare alla stessa maniera tutti i territori. Io ho sempre sostenuto, così come abbiamo sostenuto sempre da Roma, che non c'è nessuna incompatibilità tra la festa di Venezia e la festa di Roma, che entrambe le feste insieme potevano portare un contributo importante al sistema produttivo dell'audiovideo e della cinematografia, e mettere in contrapposizione queste due feste ha un solo motivo, cioè invece di fare il ministro della Repubblica italiana, Galan probabilmente è convinto di fare il ministro della Padania. Ecco, fermo restando che su questa vicenda della festa del cinema di Roma non esistono diciamo differenze tra centrodestra e centrosinistra, anche perché non è che la festa del cinema sia di sinistra o di destra, è semplicemente un grande evento. Un grande evento importante per la città, quindi mi auguro che si facciano prevalere. Infatti la domanda era proprio questa, cioè secondo lei cosa possono fare le forze politiche della città di Roma, maggioranza, opposizione, tutte quante assieme, per difendere questo grande evento? Beh, intanto evitare magari di depotenziare la festa del cinema, e io naturalmente non parlo solo dell'istituzione comune di Roma, ma penso anche all'attuale situazione che vede protagoniste anche la provincia di Roma e la regione Lazio. Mm-hmm. E quindi fare tutto il contrario di quello che auspica Galan, farlo con degli atti concreti, cercando sempre, diciamo, una programmazione di qualità, salvaguardandone l'autonomia sostanziale dalla politica, non dalle istituzioni, ma dalla politica e dai eventi politici. Mi auguro che il sindaco di Roma e la presidente Polverini, così come hanno dichiarato poi giustamente insieme al presidente della provincia di Roma Nicola Zingaretti, facciano anche sentire nei confronti del governo, insomma, la giusta protesta rispetto ad un atteggiamento che definire pregiudiziale è poco. Io non mi sarei mai aspettato che un neo ministro della cultura, prima intervista che fa appena eletto, invece di essere un'intervista che valorizza importanti eventi culturali che esistono nel nostro paese,
dichiari che uno di questi, in particolare guarda caso Roma, deve essere soppresso. Ecco, invece della preoccupazione, diciamo così, che la festa del cinema sia un po' troppo ravvicinata a livello temporale rispetto a Venezia e che magari si corre un po' il rischio di sovrapposizione anche per tipologia di evento, su questo invece lei pensa che si può fare qualcosa? Su questo si può discutere, non è stato un problema negli anni passati, a me mi pare che Roma e Venezia si sono poi alla fine alimentate a vicenda, però se questo è il punto credo che si possa affrontare e discutere, ma è altra cosa dal dire che sostanzialmente la festa di Roma va chiusa. Ecco, onorevole, sono arrivate anche altre parole perché si è fatto anche il nome dell'attuale patronna della mostra di Venezia come papabile al vertice del Festival del Cinema di Roma. Guardi, io se le devo dire francamente mi ricordo le polemiche che allora furono scatenate dall'attuale patron della mostra di Venezia, dall'allora presidente della regione Galan. Oggi Galan fa il ministro della cultura nel nostro paese, fa quelle interviste nemmeno sibilline, molto esplicite e chiare, e a proporre e a guidare la mostra di Roma si propone, diciamo, quello che storicamente è stato un nemico della mostra della festa del cinema di Roma. Ora, se due indizi fanno una certezza, è chiaro che si punta alla chiusura. Quindi secondo lei da volontà istituzionali? Anche perché istituzionalmente Festival di Roma è praticamente un festival che si autofinanzia. Appunto, è un festival che non pesa sulle tasche dello Stato, sostanzialmente. È un tema che riguarda gli enti locali. Gli enti locali hanno espresso con chiarezza qual è la loro posizione. Appunto, io mi auguro che ci sia una conseguenza d'atti che impediscano alla Festa del Cinema di Roma non solo di essere depotenziata, ma che finiscano per trasformarla in una festa del cinema di serie B. Ora, dobbiamo essere consapevoli che quando parliamo di festa del cinema non parliamo dell'evento in sé, che è pure importante perché comunque contribuisce a dare un'immagine anche a livello internazionale alla nostra città, ma parliamo anche di tutto un mondo di produzione che è molto in difficoltà nel nostro paese e che in queste vetrine trova anche la possibilità di produrre lavoro, quindi occupazione e quindi ricchezza. Ecco, ma spetta sempre agli enti locali nominare, diciamo, il direttore della festa, no? Spetta agli enti locali, io mi auguro che, insomma, appunto Alemanno e la Polverini, diciamo, in coerenza anche alla presa di posizione dura che hanno avuto fin da stamattina nei confronti dell'intervista rilasciata da Galan, capiscano che probabilmente andare a modificare oggi l'assetto e la squadra della festa del cinema di Roma è abbastanza incomprensibile, perché io penso che una festa del cinema o qualsiasi squadra si possa rimettere in discussione nel momento in cui magari non raggiunge i risultati. Oggi tutti i dati ci dicono che la festa del cinema di Roma non ha nessun motivo per essere messa in discussione, almeno dal punto di vista del suo assetto. L'unico motivo potrebbe essere di natura, diciamo, politica. È davvero incomprensibile che a presiedere questa squadra per il futuro, se veramente si vuole dare un futuro a questa festa, sia la persona che ha combattuto strenuamente perché questa festa non esistesse. Bene, onorevole, noi la ringraziamo molto di essere intervenuto sulle nostre frequenze e poi seguiremo gli sviluppi della vicenda. Grazie a voi. Grazie all'onorevole Enzo Foschi, consigliere regionale del Partito Democratico. Ci fermiamo.